Apriti alla libertà di un'autonomia in elettrico fino a 100 km. Entra in un mondo di efficienza e consumi ridotti. Supera i tuoi desideri con 19 modelli. Gamma plug-in hybrid Mercedes-Benz. Più strada alle tue certezze. Scoprila su mercedesbenz.it. Lecco dalla mano non segna tanto spesso, però quando segna di solito vince le partite, insomma, gli capita. La Lemana qualche problema in difesa, di attenzione soprattutto, ce l'ha avuto. Questa volta ti ritrovi con due centrali su tre assenti. Per quanto riguarda i meccanismi della difesa, quindi l'intesa che si crea all'interno del reparto, potrebbero esserci problemi? Oppure sono assenze che possono essere così superate senza grossi difficoltà, ti richiedono un'attenzione maggiore, una partecipazione maggiore alla fase difensiva da parte di tutti gli altri? Quella è sempre la nostra prerogativa, quella di partecipare alla fase difensiva a tutti, e in ogni caso io li vedo tutti i giorni e meriterebbero sempre tutti di giocare, quindi non vedo grossi problemi. Ci sono i problemi della gara, ma non di chi gioca. Della gara dovuta a un campo particolare, dovuta a una squadra che nell'ultimo col cambio di allenatore ha creato una mentalità importante, e quindi queste sono le difficoltà. Ma là noi dobbiamo rispondere da squadra con tutti quanti i giocatori che partecipano e con la capacità di leggere dentro la gara le varie situazioni e le varie difficoltà, come abbiamo fatto quasi sempre. Quindi non è un discorso di chi gioca, ma di come interpretiamo tutti quanti la gara. No, io non parlavo di qualità dei calciatori, anche se gli altri hanno giocato quasi sempre. Sì. Vabbè, Sorensen ha giocato anche a Cosenza, Mantovani ha giocato sempre dappertutto, quindi insomma abbiamo credo delle buone alternative. Alessandro Celli ha fatto quel ruolo fino a quando sono arrivato io, quindi insomma abbiamo delle buone alternative. Tipo di squadra è lei, come stai? Una squadra rognosa, con una buona mentalità, anche con una buona proposta, perché gioca anche e ha l'idea di anche di comandare la partita, soprattutto in casa. E noi questo dobbiamo saperlo e dobbiamo adattarlo alle nostre caratteristiche, sapendo che c'è il momento di andare in battaglia e sapendo anche che ci sono poi dopo i momenti di usare le nostre armi, che sono armi che abbiamo visto che nel caso sono efficaci, che fanno male. Mister, ci dobbiamo aspettare tipo la partita di Cosenza e della Ferrati con una Ternana più attendista nel primo tempo, visto che, come dicevi, uno dovrà sfruttare comunque i momenti comunque del Lecco o la capacità di saper interpretare la gara nei 90 minuti. E poi, seconda cosa, il campo corto potrebbe darci fastidio, che è molto differente dai campi della Serie B. Il campo sicuramente è particolare, perché una volta in B ce n'erano 6-7 qualche anno fa, adesso forse è rimasto l'unico, e quindi logico che ha delle caratteristiche che vanno lette non solo sulle dimensioni ma anche più sul tipo di fondo, però insomma non è che le hanno vinte tutte, vuol dire che insomma non è che basta quello. E il tipo di interpretazione che noi diamo alla gara non è che è attendista, dipende anche dagli avversari, perché la nostra idea è sempre di essere propositivi. La capacità è di cambiare anche le cose quando magari non ti vengono come vorresti all'inizio, e quindi è difficile dire come parti. L'importante è avere appunto questo modo di adattarti e di sviluppare un'analisi costante anche durante il gioco.
non è che lavoriamo ancora da tantissimo assieme, un mese, però le nostre dinamiche le conosciamo e sappiamo che le nostre dinamiche, anche la capacità di capire cosa succede, deve essere sviluppata e va sempre migliorata. Mister, buongiorno. Buongiorno. Come diceva lei poco fa, il Lecco è una squadra che sa soffrire, ha imparato molto bene a gestire le partite, soprattutto dopo il cambio dell'allenatore. In questa settimana, al di là della tattica, degli schemi che lei avrà provato con la sua squadra, pensa che la Ternana sia in questo momento del campionato capace di soffrire tanto quanto il Lecco per ottenere il risultato? Allora, sempre la partita mi dà questa risposta, perché ogni gara è a sé. Noi ci siamo detti e sappiamo che non dobbiamo essere soddisfatti di questo periodo, ma dobbiamo essere, tra virgolette, non dico incontentarvi, però ancora alla ricerca di punti e alla ricerca di risultati, a prescindere dall'avversario. E le motivazioni che noi mettiamo in campo devono essere frutto di tutto quello che è stato sofferto prima. Io non c'ero, ma so come funziona e li ho visti, quindi questa rabbia non deve già essere svanita, sapendo che è una squadra che farà di tutto per mantenere la categoria, che è una squadra che ha cambiato rotta e che in questo cambio ha preso sicurezze. È una partita difficile, ma credo che sarà una partita difficile anche per loro. E noi dobbiamo essere bravi appunto a andare oltre le difficoltà e mettere tanta voglia di portare a casa i punti. Mister, le difficoltà legate al terreno di gioco, dicevi giustamente, sono connesse anche al tipo di superficie, no? Sì. Al di là delle dimensioni. Ti chiedo, questo dovrà comportare una lettura diversa perfino delle palle inattive, addirittura dei falli laterali a favore e contro, oppure no? E poi ti chiedo, dove ti aspetti la collocazione di Crociata? Perché non sempre fa l'esterno destro del tridente, a volte si sposta molto. Focalizzo Crociata perché a marzo è stata, come dire, la catastrofe della Ternana, una sua punizione vincente col Cittadella nei minuti di recupero ha determinato sconfitta, diatribe tra i tifosi e la società, abbandono di Anderson, insomma Crociata ha distrutto il giocattolo. Ed è anche pericoloso sulle palle inattive, sulle commissioni. Sì, però penso che rimanendo un ottimo giocatore, insomma, ogni squadra ha i suoi Crociata, anche noi abbiamo i nostri giocatori che possono rendere la vita difficile a loro. Sappiamo che nelle caratteristiche hanno questa utilità, anche sua, di coprire più ruoli e hanno le palle inattive soprattutto in casa. Quindi sono aspetti che conosciamo e che abbiamo provato, come anche nella preparazione alla gara. Le nostre palle attive, logico che dipendono dalle caratteristiche del campo e dell'avversario. Fa parte di quella lettura tattica che uno prova a dare a inizio partita e capire appunto come utilizzare i punti di forza della nostra squadra. Poi andare tanto indietro, sì e no, nel senso che certamente vanno lette queste cose qua. Però allo stesso tempo non si vinceva da 14 mesi, l'abbiamo fatto, allo stesso tempo non si vinceva due periodi di fila, forse ancora ugualmente a quel periodo che abbiamo fatto. Che vuol dire? Che la storia è importante, ma il presente poi dopo si scrive ogni volta da capo. In questo aspetto anche quello che ha fatto Crociata deve essere da stimolo per chi c'era e per chi non c'era per sapere certe cose. Però adesso senza fare la guerra Crociata, ma sapendo che poi dopo avevi giocatori forti, secondo me, anche contro il Trepi Salò o contro il Cosenza, le avrai contro il Parma, quindi le caratteristiche vanno conosciute e vanno cercare di disinnescarle. Però appunto io penso che anche loro abbiano da stare attenti alle nostre caratteristiche. E al di là dei giocatori, l'interpretazione e la voglia di andare oltre a tutto fa parte appunto di forse dell'aspetto più importante in ogni caso. Mister, buongiorno. Allora, ieri lo Spezia ha battuto il Bari negli ultimi minuti. Un vantaggio oppure
più pressione psicologica a giocare l'Ecco Ternana come ultima partita del 17° turno in Serie B. Voglio dire, lo Spezia si è riagganciato al 4-17, l'Ecco ha 16 punti, noi praticamente giocheremo conoscendo il risultato della Reggiana e del Sudtirol, no? Che sono un po' vicino in classifica. Ecco, può incidere nell'interpretazione della partita anche durante i 90 minuti o invece diventa un fatto irrilevante? Credo che la cosa più importante sia chi hai davanti e i punti che puoi togliere a chi hai davanti, che siamo anche là vicini di classifica. Poi guardare gli altri credo sia ancora presto, non finisce il campionato domani e quindi bisogna essere ancora aperti. Noi stiamo rincorrendo perché siamo partiti da ultimi e in questa rincorsa non possiamo far calcoli su di chi. Dobbiamo cercare sempre ogni domenica di portare più punti a casa. Quando poi giochi con una squadra che è raggiungibile, come lo è l'Ecco, laggiù che i punti valgono ancora di più perché li toglie a una diretta concorrente. Poi sul discorso Bari, Spezia, sì, magari uno può avere delle preferenze, però alla fine dobbiamo guardare noi stessi e continuare il nostro cammino, perché appunto è ancora presto e non sapremo tra 3 mesi quale sarà la classifica per nessuna delle squadre. La Ternana, che era ultima, era costretta ogni partita che affrontava, era diventava fondamentale, poi anche questa con il Lecco probabilmente, sì. Anzi, visto il momento della Ternana e il momento del Lecco, pensi che questa possa essere una partita ancora più importante sul piano emotivo, caratteriale, per dare un'ulteriore spinta alla squadra? Beh sì, soprattutto perché appunto vai a togliere punti alla diretta concorrente. Poi appunto vedete, non finisce domani il campionato, però le motivazioni, se tu le hai più forti di chi hai davanti, è logico che tutto fa. Che poi non si tratta solo di motivazioni, perché sennò sembra voler dare quasi a colpa, se non è il risultato, alle motivazioni, invece no, c'è tutta la preparazione della gara, un atteggiamento. Però certamente non dobbiamo sentirsi bravi, questa è l'unica cosa che dobbiamo fare, dobbiamo sentirci ancora insoddisfatti. Cioè, se voglio racchiudere tutta una frase, tutta la partita è questa: non dobbiamo sentirci bravi e dobbiamo cercare di andare a prendere i punti possibili. Dopo sappiamo che anche loro sono una squadra in salute, appunto, però siamo anche noi, e come sempre poi dopo è il campo che parla. Mister, buongiorno. Ieri è rientrato in gruppo Capuano, mentre sì. Favilli ha svolto il lavoro personalizzato, ecco, come stanno i due calciatori, e se gli indisponibili sono soltanto Vitali e Viviani, o se c'è anche, speriamo di no, qualcun altro che c'ha qualche problema. Capuano si è allenato anche oggi, poi è una situazione che sembrava più grave di quello che poi in effetti è stata, però giusto che bisogna fare qualche valutazione, ma si è allenato e ha fatto tutto oggi con la squadra, quindi tra oggi e domani sono situazioni che uno va poi ad approfondire. Gli infortunati sì, sono quelli, Viviani, Vitali e Fabili, è squalificato di Achite, sul resto siamo tutti quanti abili. Quindi Capuano è convocato? Sì, sì, sì. Mister, due domande sui giovani che hanno... C'è il microfono? Una domanda, grazie, sui due giovani che hanno... Sono già persa, erano sì. Due. Sì, no, una domanda che riguarda due giovani che non hanno ancora minutaggio. Travaglini... Che è infortunato. È infortunato, sì. Come hai visto Garau? Che comunque ha 10 partite in CIA a Pesaro e 2 anni fa ha esordito uno spezzone con la Regina. Come lo vedi? Come sta? Se è disponibile per un eventuale spezzone? Garau ha delle belle caratteristiche tecniche, secondo me deve lavorare sull'impatto della categoria, perché è vero che ha fatto delle partite in Serie C, però la B ti richiede, al di là della struttura che hai, perché anche Favetti è piccolino, quindi non è che... Però logico che c'è un impatto un pochino più intenso, bisogna da quel punto di vista deve ancora lavorare, sapendo che Salina con noi, che è un'alternativa a quello, che l'atteggiamento suo è super professionale, ma secondo me che deve un pochino ancora lavorare. Questo è il vedere
vedendoli ovviamente settimanali, non c'è soddisfazione, perlomeno dall'esterno, perché vedi questa intensità, queste manche nelle partitelle, con gli sponde, via dicendo, vedi sempre l'intensità, contrasti anche abbastanza duri, tant'è che Falletti in settimana è uscito anche il Claudicante, no? Poi fortunatamente non è la niente, quindi sempre a rischio, diciamo, un po' quel quando alzi l'intensità e quando vuoi che diano il massimo anche nel... Ecco, le chiedo, sul piano dell'intensità siamo al 100% oppure ancora la squadra deve migliorare? Deve ancora aumentare? La squadra sta bene, spinge e va, e lo vedete appunto chi vede gli allenamenti. Poi la speranza è sempre che non succeda mai niente, però io ho fatto sempre dall'idea che se vuoi spingere può succedere qualcosa. No, rischiare magari no, non devi far fare gli stupidi, soprattutto tra di loro, però ci sta che qualche volta la prendi. Però che ti abitui anche a quelle. Un aspetto che secondo me va migliorato è nell'intensità anche la capacità di leggere ancora meglio le situazioni tattiche, perché la lettura tattica ti dà ancora più intensità, perché muoversi assieme vuol dire guadagnare quel mezzo secondo e togliere i riferimenti, e noi quell'aspetto là dobbiamo sicuramente migliorarlo in base ai moduli degli avversari, in base alle caratteristiche anche degli stessi e ai principi di gioco degli avversari. Però la strada è questa, anche a me piace un sacco come si allenano, perché soprattutto sanno tutti bene, non c'è qualcuno che va più piano, vanno tutti forte, e vuol dire che si stanno rendendo conto che poi dopo si trovano meglio anche durante la partita. Io è una mia convinzione, non tipo, perché quando giocavo, gli anni in cui lavoravo in una certa maniera, quella domenica avevo meno problemi e miglioravo anche la mia qualità di giocatore. Quindi sto portando assieme poi al preparatore, che anche lui ha la stessa mia idea, e anche gli altri collaboratori, a fargli provare questa sensazione. E vedo che anche chi ha qualche anno in più o magari strutture più importanti, poi dopo si rendono conto che stanno meglio. Però da là non bisogna mettere il pilota automatico, cioè l'intensità deve essere sempre un'intensità collegata a un progetto tattico, a una lettura e a una capacità di adattarsi a quello che fanno gli altri. E su questo secondo me invece dobbiamo ancora di più alzare il livello, perché tante volte andiamo in automatico e invece bisogna un pochino creare dei file diversi in base alla situazione. Ultima cosa, giudizio su Della Salandro, questo giovane della primavera, che poi vedo che ci state lavorando anche, hai finito l'allenamento, di trattenere questi giovani a fare di rimporto e via dicendo. Sì, è un ragazzo che ha delle belle qualità, non è l'unico della primavera, ce ne sono altri due, sì, tre. Sì. È lui forse per il fisico che attrae un po' la differenza. Si sta anche lui adattando, perché allenandosi con noi qualche piccolo problemino ce l'ha, però l'atteggiamento è giusto. E credo che, come sempre, bisogna lavorare anche sul patrimonio della società quando ci sono le opportunità. Che non vuol dire che gli regali niente, però può benissimo stare con noi e se vediamo che cresce può sicuramente avere le sue soddisfazioni. Ma come lui anche qualche d'un altro, non avendo una rosa, tornando al discorso di qualche settimana fa, non numerosissima, ci sta che ancora di più questi ragazzi possano avere spazio. Cioè, un'ultimissima cosa, oltre a Capuano, mi pare di capire, sì, oltre a Capuano in difesa, hai altri dubbi da sciogliere oppure la formazione già ce l'ha in testa chiara? Qualche dubbio c'è sempre, però insomma poi vediamo, insomma, i dubbi te li danno loro perché si allenano bene e perché dopo devi cercare le caratteristiche, però insomma più o meno mi sembra di avere le idee abbastanza chiare. Ok, a posto. Prego Francesca. Mister, una domanda, so che a lei non piacciono moltissimo i numeri, le tabelle, gli schemi, ho condivido con lei in parte perché sicuramente il campionato ancora può avere tante sorprese, soprattutto quello di Serie B. Però c'è un concetto che credo anche lei abbia bene in mente, cioè per salvarsi qualsiasi squadra, Ternano, Adapo o altre squadre, è necessario indicativamente fare un numero tot di gol, che potrebbe essere 38-40. Gol o punti? No, parliamo di gol.
come questo è quello che paradossalmente potrebbe essere una cifra che garantisce una salvezza, poi potrebbero essere di più o di meno, non possiamo sapere. La domanda è, noi in attacco abbiamo dei numeri, vediamo anche Falletti che ha segnato solo sul rigore un gol, gioca, crea moltissimo per la squadra, ma manca gol. Favilli che è spesso infortunato. Il fatto di non avere da parte dell'attacco una, diciamo, garanzia nei gol, cosa le porta a pensare? Cioè, guarda più al mercato o pensa di poter portare tutti i giocatori a segnare? Perché abbiamo visto anche questo, no? Spesso i difensori arrivano al gol. Cioè, come pensa di risolverlo? Perché alla fine il fulcro di tutta la situazione è anche questo, bisogna segnare e tanto. Sì, allora io mi aspetto che i numeri dei nostri attaccanti migliorino, sia perché li vedo lavorare, sia perché vedo che in partita più o meno hanno sempre occasioni e sia perché hanno delle qualità appunto importanti, sia i giovani ma anche appunto i giocatori tipo Falletti o Favilli che non vediamo l'ora che torni con noi. Detto questo, poi c'è un'idea di calcio dove stanno sembrando anche altri, e l'idea di avere tutti a difendere, tutti ad attaccare, a me piace e vedo che piace anche ai ragazzi. Poi appunto è logico che nella proposta dell'allenatore non puoi dire chi segna, devi creare delle situazioni perché questo capiti sia sulle palle native sia sugli sviluppi di gioco, e ci stiamo lavorando. Però insomma, se uno guarda le ultime partite, prima ha fatto gol Antonio, due gol la partita prima, adesso di Stefano questa, quindi anche gli attaccanti stanno iniziando a segnare. Credo sia ancora appunto presto creare delle tabelle e delle situazioni. Nella nostra idea di miglioramento c'è certamente anche la capacità di creare ancora di più e di portare a casa più gol. In queste settimane abbiamo parlato un paio di volte delle difficoltà che teoricamente, come concetto, poi a volte in campo dice cose diverse, una mediana a 3 può proporre ad una mediana a 2. Sì. Difficoltà che a mio avviso sono emerse soltanto nella tua gestione in alcune fasi del match con la Fiera Pisalò. Nelle altre gare, a parte che a volte abbiamo affrontato mediane a 2, ma anche quando abbiamo giocato contro la mediana a 3 del Palermo, io grandi difficoltà non le ho viste. A volte con la Fiera Pisalò. Ora il centrocampo del Lecco, in linea teorica, a parte Ionite, che è un giocatore di categoria esperto, non ha la qualità di quello della Ferrari Pisalò, però sono molto aggressivi, Serzanti e degli Innocenti spingono sempre, no? Sì. Quindi ti chiedo, non ti chiedo quali, ma ovviamente avrete studiato degli accorgimenti tattici perché potremmo andare in difficoltà in linea 3 contro 2, e ti chiedo inoltre, e concludo, torno per un attimo su Crociata, se dovesse giocare largo e formare un tridente schierato, tre punte, quindi Crociata, Novakovic e Buso, quali difficoltà potrebbero creare alla nostra difesa a 3? Grazie. Sì, le tre punte però sono più o meno che quelle che ha avuto anche col Palermo, 4-3-3, un modulo che abbiamo già affrontato, anche in amichevole contro il Frosinone, che è vero che è un amichevole, però è sempre una squadra in Serie A. E quindi ti richiede dei movimenti sicuramente coordinati, diversi rispetto al Ferrari Pisalò. Io continuo a vedere un equilibrio al centrocampo, perché per me a mezza punta non è un attaccante ma è un centrocampista, con le caratteristiche poi di chi metto, perché il logico che Falletti sa diverso da Luperini o anche nelle interpretazioni mediane, però io il mio vedo un centrocampo a 3, è girato ma rimane un centrocampo. Poi è vero che gli sviluppi di gioco ti possono portare ad essere magari un attimo a 2, perché è logico che Falletti, ma anche Luperini ha tanti inserimenti e poi non averlo, però nella, hai detto bene tu, a tratti si è visto ma a tratti non si vede, perché c'è questo tipo di sviluppo. In una partita a scacchi, logico che vai a pesare un pochino queste cose là. Sappiamo che un loro punto di forza è questo, quello di avere intensità a metà campo, di avere ripartenze, di avere inserimenti, e quindi logico che abbiamo anche guardato questo tipo di aspetti. Sul tridente loro, appunto l'ho detto, un tridente non può
impegnare 5 giocatori perché sono liberi di un'altra zona, ma deve richiedere dei movimenti, dei scivolamenti, come abbiamo fatto col Palermo, come appunto abbiamo fatto con... Poi ci sono zone del campo che ti porteranno certi tipi di movimenti e altre zone che te ne portano altri. Però insomma, sempre rimanendo collegati da un'idea e da dei principi. Ogni modulo che affronti ha delle caratteristiche e delle prerogative, e noi su questo dobbiamo essere bravi a assorbirlo quando andiamo a palla loro e poi dopo usare poi la diversità di collocazione sugli spazi quando abbiamo la palla noi. Grazie. Grazie. Buona giornata, buona domenica. Grazie. Grazie. Grazie.